iniziamo la nostra parola a Dio superficie, mettendoci in comunione con tutta la famiglia stessiana, con la nostra carta vattoriana e quella parrocchiale. Ci faremo notare dei testi scritti direttamente dal nostro proposto. A Maria Superficie affidiamo questo tempo difficile. Primo giorno. Dalle canoni del bosco sull'Ausiliatrice. Chi confida in Maria non sarà mai deluso. In Maria ho deposto tutta la mia fiducia. La Madonna non lascerà l'incosanità. Io vi raccomando di invocare sempre il nome di Maria, specialmente con questa preoccupatoria. Maria, ausiliatrice dei cristiani, prega per noi. È una preghiera non tanto lunga, ma che si sperimentò molto efficace. La nostra confidenza è nell'aiuto di Maria Ausiliatrice. Moltissimi, invocandola con questa preoccupatoria, ottennero grazie speciali. Maria Ausiliatrice è la guaritrice, è l'operatrice delle grazie e dei miracoli, per l'alto potere che ha ricevuto dal suo Figlio Divino. Quindi iniziamo proprio con la novena voluta dal nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci piace oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
aiuto potente dei cristiani che ricorrono con fiducia al trono della tua misericordia. Ascolta le nostre preghiere, imploriamo il tuo soccorso per poter sempre fuggire il peccato e le occasioni di peccare. Recitiamo la preghiera scritta da noi.